racconti nel secondo video dedicato al secondo vincitore del concorso di composizione dedicato al contrabbasso indetto da TG Music. Il secondo vincitore è il compositore Giovanni Sparano e durante il mese di gennaio ha lavorato a questa composizione che si chiama Momento. Abbiamo entrambi scambiato idee e opinioni appunto su questa composizione ed è stato molto interessante lavorare sulle tecniche estese, alcune delle tecniche estese che riguardano proprio il mio strumento. In questo caso Giovanni si è focalizzato proprio su due cellule, ovvero la cellula ritmica e le possibilità di esplorare il ritmo e le sonorità con il legno battuto sulla corda. È stato molto interessante anche studiare perché l'archetto doveva battere su varie differenti porzioni della corda tra il ponticello e la tastiera, con una notazione anche molto particolare. E l'altra cellula è proprio l'esplorazione della distorsione del suono attraverso gli armonici naturali in tastiera dello strumento. È un modo di eseguire gli armonici non pulito e cristallino come si vuole da tradizione virtuosistica ottocentesca, alla Bottesini, insomma. È proprio una ricerca del suono distorto, un po' sporcato, no? E il contrabbasso è uno strumento molto versatile, io lo chiamo il sintetizzatore degli strumenti ad arco perché può veramente cantare delle melodie con il suono caldo, avvolgente e pulito e cristallino, ma anche assomigliare a una chitarra elettrica con mille effetti sotto. Insomma, poi chi più ne ha più ne metta. E sì, suonare questo brano è stato molto stimolante e interessante, anche se sono tecniche comunque codificate e già utilizzate, però ogni brano, ogni compositore ha delle piccole sfumature, delle volontà differenti e per me è molto interessante lavorare a stretto contatto proprio con chi scrive la musica per, diciamo, creare un quattro mani alla fine. Io vi lascio al brano di Giovanni. Buon ascolto! Thank you.
Io sono Giovanni Sparano, sono un compositore. Ho studiato composizione a indirizzo nuove tecnologie, ossia con l'utilizzo della musica elettronica, presso il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia, con i maestri Corrado Pascuotti e Paolo Zavagna. Successivamente ho conseguito un master di secondo livello in composizione presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Innanzitutto vorrei ringraziare TG Music e la giuria che mi hanno selezionato per questo concorso. Ne sono molto felice ed onorato. Nella mia ricerca artistica sono principalmente interessato alla scrittura per strumenti tradizionali oppure per strumenti tradizionali e live electronics. Alcune delle mie composizioni sono state eseguite presso importanti festival o enti nazionali ed internazionali, quali ad esempio la Biennale Musica, l'EMUFEST di Roma, New York Electroacoustic Music Festival e il Teatro La Fenice di Venezia. Inoltre, collaboro molto spesso con fondazioni e enti lirici per la realizzazione di video come scenografie per alcune opere, oppure per costruire degli strumenti elettronici per la sonorizzazione dal vivo di alcuni effetti sonori o di alcuni strumenti non facilmente reperibili attraverso dei software di campionatura. Durante lo scorso dicembre e all'inizio di gennaio ho avuto modo di lavorare con questa grande professionista interprete che è Valentina Ciardelli, per quanto riguarda la scrittura di questa mia breve composizione, praticamente uno studio che si intitola Momento. Con Valentina abbiamo ricercato alcune sonorità che potessero interessarmi per quanto riguarda il contrabbasso. Mi sono concentrato principalmente su due tipologie, una più percussiva e un'altra sulla distorsione dei suoni armonici. E la prima, che è diventata poi un'introduzione del brano, molto breve, viene realizzata con l'archetto e con la parte di legno, percosso sulle corde che vengono smorzate con la mano sinistra. Per quanto riguarda invece gli armonici, ci sono tutta una serie di trilli e glissati di armonici, che, distorcono praticamente l'altezza percepita. Queste due sonorità mi hanno suggerito di portare il ragionamento sul brano a livello principalmente del tempo. E mi è venuto in mente che gli antichi greci considerano due diverse qualità del tempo, un tempo cosiddetto chronos, cronologico, e un altro, kairos, che è il cosiddetto momento giusto, una sorta di tempo congelato, un istante temporale che ho legato alla sonorità più lirica con gli armonici naturali distorti, glissati di armonici, mentre il tempo Cronos ho voluto interpretarlo con queste piccole sonorità percussive fatte con il legno. La cosa più entusiasmante del lavoro fatto con Valentina e sul contrabbasso oltre alla sua estrema disponibilità e alla sua professionalità e alla precisione con cui ha analizzato la partitura e ha ricercato le sonorità che mi interessavano, è stato anche molto bello scoprire uno strumento estremamente duttile e versatile. Il contrabbasso, infatti, oltre ad avere una gamma dinamica impressionante e un registro molto ampio, riesce a produrre anche molte tipologie di suoni diversi, a partire dai suoni percussivi che ho utilizzato io, tutti i suoni armonici come qualsiasi strumento ad arco, ma inoltre ha la possibilità di essere sia lirico che molto grezzo, forte, impetuoso, morbido. È stata una bella sorpresa scoprirlo in un modo così approfondito. E per questo devo ringraziare Valentina. Spero che questa mia composizione possa piacervi e ringraziando ancora TG Music per la possibilità che mi ha dato, vi saluto, arrivederci.